Signori, stringete le chiappe perché oggi è imperativo portarla a casa e fare arrosto il galletto francese. Dio santo, abbiamo una quantità di infamia che fa schifo al porco per tutto quello che ho chiesto, ma noi oggi roviniamo questi dannati francesi una volta per tutte e poi ce ne stiamo buoni per una decina d'anni, nel mentre dobbiamo barcamenarci nella diplomazia, immaginatevi che diplomazia, dobbiamo barcamenarci nella diplomazia per non diventare dei paria di merda. Però sa da fare la guerra e la guerra noi faremo. Si passa all'attacco, l'offensiva. Non credo ce la faremo qua. Oh mio Dio, io godo, ce la si fa invece. Madonna, quanto cazzo ce la si fa? Cosa sono queste unità qua? I riservisti hanno messo. E i riservisti si prendono dei pugni nel muso. Quindi qua sarà l'armata forte francese. E le prende anche di lì l'armata forte francese. E qui c'è il nostro che spinge da solo, che a questo punto non so neanche se farlo spingere perché si caga addosso. Però dai, spingiamo e andiamo a vedere quello che succede. Grandissimo cazzo. Cos'è sta merda qua? Gli inglesi che provano... Gaetan Bonaccorsi col doppio mento. Che cane che faccia da scappato. Vai, vai, vai. Allora, qui noi siamo in fight. Infatti, non siamo in fight. Qua stanno vincendo loro e fine. Io l'avevo già spostato Giampaolo qua. No, noi siamo in fight qui. Oh, cazzo. Holy Jesus. Ah, no, no, no. Ok, ok, ok. L'avevo spostato e lui sta già facendo giù tutto quello. Quindi immagino che appena finisce qui verrà teletrasportato da questo Ok, oh, per una volta che funzionano le cose come cazzo voglio io. Allora, abbiamo il fronte spagnolo che sta venendo annientato. Non so come. Vabbè, sta vincendo ora contro gli italiani, però tant'è. Gli italiani che violentano quello, noi che tentiamo di raidare non combinando un cazzo. No, un po' gliela stiamo bloccando. Diamogli il tempo. Ah, quindi forse una percentuale che viene caricata. Un'altra cagata di sta roba qua. Va bene. Per il resto, tutte le altre battaglie sembra che le stiamo portando a casa con un buon dispendio di uomini. Ma l'effettivo glieli stiamo tritando. E a noi basta in quel gioco qua fare qualche punto all'interno del loro territorio senza dover fare i chilometri per poter vincere. Basta entrare, difendere quanto possibile. Il budget è troppo alto, io taglio un attimino i fondi, ecco qua, delle tasse, così almeno non salgono sti cazzoni qua. Ti prego, adesso voglio che entri un pochino come confine. Oh cazzo, questa è una bella avanzata per essere con la fanteria della guerra mondiale, né? Qui purtroppo non ce l'abbiamo fatta, quindi Peter Van Cox passerà in difesa appena fatto. Lasciamo che gli inglesi chiudano quel pezzettino di fronte là, che poi non so, immagino che distruggano un pezzo di Belgio lì. Anche se qui... Non è andata come speravamo lì, eh? No. Dovrei forse mandare il nostro a dare una mano qua sotto prima che ci parino fuori. No, ma qua vincono. Qua vincono. Noi dobbiamo pensare ai cazzi nostri qui sotto. Qua gliel'abbiamo seccata. Qui stiamo andando totalmente all'attacco, dovremmo forse proteggere un pochino, vediamo se riesco a toglierlo. Vai a dare una mano qua da loro, perché adesso perdono, esatto, però alla prossima... Stai andando? No, stai andando, hai capito una merda te, vai a dare una mano là sopra. Così forse riusciamo a bloccarli un attimino sopra i monti, ok, buono, siamo in difesa lì. Tanto la parte importante è quella là in alto, però anche vincere un pochino qua sotto... adesso cos'è? What the fuck? Ci sono i nostri, no, non sono riusciti a entrare i nostri, peccato, vuol dire che Socotto prenderà un'altra sberla nel muso lì dov'è. Tra l'altro spero che questo non voglia dire che loro possono, perché mi pare che abbiano messo dentro Socotto, no, nelle Whale Street Port, Open Market, vabbè, Open Market me ne frega un cazzo. Whale Street Port invece è una bella rottura di palle quella lì. Scoprirà solo vivendo. Qui che cazzo sta succedendo? Gli italiani che le prendono contro di noi, chiaramente. Bravo principe Leopoldo di Borbone. Ah, tu sei quel cazzone là, lo capisco. Ferma tutto. No, Casimiro, Peter. Peter, sono tro... No, Peter, cosa stai facendo? Holy sweet Jesus. Ecco, questa è stata una mossa di merda, Peter. Fortuna che gli inglesi sono riusciti a chiudere quella là e noi probabilmente chiuderemo questa. Qui siamo rimasti veramente in pochi. Simon... Ma... Ah, no. Dove cazzo sono gli inglesi? Questa la ciucciamo veramente con le palle proprio. No, no buona questa tattica qua. Qua avremmo dovuto difendere. Non la vedo buona. Comunque, vediamo un po' come si va avanti. Lì qui abbiamo annientato... Oh, dai, bravo, tiragli giù la flotta, così impara a rompere il cazzo. Stiamo riuscendo ad avere qualche vittoria qui sotto. Siamo riusciti a entrare nella loro cittadina in Niger.
e stiamo riuscendo a difendere qui sopra. Probabilmente adesso qua perderemo un pezzettino perché gli inglesi sono andati a più e non so dove cazzo sono e ci toccherà metterci in difesa. Purtroppo la difesa sarà una merda perché veniamo fuori da una sconfitta e se tanto mi dà tanto il morale farà cagare. Tumulti vi dico ragazzi, tumulti. Allora, gli italiani prima hanno fatto un thrust della Madonna con 100 e passa divisioni, sono riusciti a entrare un pochino qua in Flanders e ora probabilmente i francesi riescono a sfondare leggermente lì sopra. Però stanno perdendo abbastanza war support velocemente. Ora, io ho fatto un giro, nel senso che Casimiro dall'Africa viene qui in 27 giorni e viene a dare una mano, così noi possiamo provare a fare un'invasione da dietro e cercare di prendere i francesi dalle spalle. Spero che non avanzino veramente tanto qua, perché sennò siamo un po' fucked in DS. Io non ci posso fare niente, questo qua ha bisogno, dovrebbe avere anche abbastanza il morale, 96%, quindi tecnicamente al prossimo giro che loro attaccano... Cioè, loro stanno vincendo, ma hanno il doppio dei nostri morti e feriti, né? Comunque sempre, in ogni caso. Quindi gli sta costando veramente parecchio. Qui forse ora se gli inglesi vincono riusciamo a recuperare un pezzo del Flander. Qui c'è lo scambio a bare, vediamo. 1-1, andè che morirà prima, muoiono prima gli italiani. Siamo riusciti a riprendere il pezzo del Flander, buono, così. E si riporta il confine lì sul punto dove si doveva stare. Ma mancano ancora 7 giorni, 6 giorni prima che arrivi quello là. Probabilmente ci sarà l'attacco prima. Il nostro sta tenendo più che poteva. E l'Italia ci ha messo che siamo rivali, strano, non lo fanno mai. Adesso stiamo andando di botto in perdita. Ok, abbiamo perso un altro bel pezzo del Flander, per quanto cavolo mi riguarda. Se riusciamo tecnicamente già a far spostare... Allora, guardate ancora il trust italiano di rabbia. Quando si arriva sul confine lì, hanno una quantità di truppe imbarazzanti e riescono a sfondare gli inglesi. Ed è un avanti e indietro del ca... Ok, il nostro è arrivato lì. Perfetto. Io questo purtroppo gli devo dire di andare. Non c'è da... Scendiamo in Normandy. Simon van der... No, quello è quello? Bram. Peter van Bram. Allora qua. Quelli da 20 e lo mandiamo. Ce la rischiamo il tutto per tutto. Qui chi è che sta morendo? Casimir. Ah, perché l'headquarter è troppo lontano forse per lui da combattere qua. Stacca il cazzo, difende. Quant'è che è l'attrition? 25%. Non è troppo più alta di quella che è di base, che è tipo del 20 mi pare. Adesso ci arriva un'altra bella botta. Ok, però la battaglia è su piccola scala e con numeri pari. Noi ovviamente siamo molto migliori rispetto a loro. Questo ci ha dato abbastanza tempo per riuscire a pensare di poter fare quell'attacco là. Ovviamente Flanders prenderà nel culo ancora in quel punto lì. Ma tant'è, questo dovrebbe farci anche recuperare tra l'altro. Anche se la battaglia qui non credo recupereremo quella zona là. Però qua noi intanto li tritiamo per bene. In fact, li tritiamo veramente bene. C'è da sperare e stringere veramente le chiappe. Siamo in vantaggio. Siamo in vantaggio, chiaramente. Però non, la situazione qui non è delle migliori. Tanto qua continua ad arrivare gente da me, io non so cosa dire. Costruire stiamo costruendo, ci sarebbe da aumentare la produzione, è vero. Però adesso è più importante un attimino la guerra con la lag, quanto pare. Li abbiamo sconfitti, non so bene quanta gente è morta lì, loro ripartono di nuovo all'attacco. Noi come siamo messi con la situa? Del 20% è sempre che la 99. Speriamo attacchino in un punto dove hanno una strettoia. Qui gli inglesi non ce la fanno. Di nuovo si torna a fare lo scambio a bar. Qua manca quanti giorni? 18. Vabbè, vediamo fra 18 giorni come si comportano. Qui la vedo dura. Ora ce la facciamo. Bene. Bene, cazzo, bene. Eccolo qua il nostro grande ammiraglio che sfonda la flotta francese perché loro sono degli stronzi. Semplicemente, le navi tanto sono quelle. Qui sopra siamo riusciti a reggere, gli inglesi stanno ancora in qualche maniera reggendo in quel punto qua, anzi no, cazzo, sono fatti sfondare e adesso siamo di nuovo... Il problema è sempre cliccare queste cazzo di barre e si fanno... Stanno attaccando loro, ok, recuperano o non recuperano, però pace amen. Noi l'importante è che riusciamo a fare l'ingresso e lo sbarco in Normandia, sotto le mitragliatrici francesi. In effettivo questa non è proprio una prima guerra mondiale, siamo nel 1880 e nessuno ha le armi... Le mitragliatrici, però abbiamo un sacco di pugni in faccia che prendiamo e diamo. Dai, voglio vedere lo sbarco, Cristo, perché quando si arriva verso la fine durano migliaia d'anni questi stronzi qua. Ancora, buono, ci siamo ripresi anche quel pezzettino lì di Flanders. Cazzo, non si molla niente. Dai, in difesa, dai, cazzarola. Liberal Union, cos'è? Sta arrivando le elezioni. Adesso, vi sembra un buon momento per fare le elezioni. Pigliacchi, qua gli inglesi purtroppo mollano l'assalto e non fa niente, però cosa vi devo dire? Dai, vi prego. I francesi tornano alla carica, anche se riperdiamo un pezzettino in difesa non mi interessa. Tre da una parte. Fì, è lentissimo, né, comunque.
anche se dovessi mettere velocità 5, penso che lagga solo di più. A un certo punto non ce la fa. Non riesco a vedere la battaglia, ma mi pare che abbiano molti più numeri. No, 17. Ok, buono, anche questa gliela rispediamo al mittente. Dai, cazzo. Qua, ripeto, arrivano alla fine e durano un'eternità. Sto invecchiando. Sto letteralmente invecchiando. Adesso qua attaccano loro. No, ok, sono già in battaglia. E gli inglesi si fanno... Ancora che... Però se gli inglesi vanno sotto in attacco... Noi vada Dio. Io ho l'effettivo, ragazzi, sapete cosa vi dico? Appena finisce questa battaglia qua, provo ad andare offensivo anch'io. Ok, siamo entrati da dietro. E gli inglesi e gli americani sono antagonisti. Ma sta continuando a salire sta infamia qua? No. Però magicamente... Ah, stai vincendo. E quindi dai il cazzo a tutti. I francesi non spostano. Dai, boys. Non so dove si è aperto qua, ma non me ne frega niente. Vai, casi, vai Gianfranco. Guarda te, ho 320 divisioni che arrivano da tutti i lati adesso. Mo' glielo mettiamo nel sacco i francesi. Loro hanno voluto. Qua è finita magari la battaglia? Sono 200 l'effettivo. Stiamo in difesa allora, lasciamo che il nostro Peter vada avanti. E mai frega niente i radicali. Vai belli, vai che i francesi non mettono niente. Perché ha culato indietro lì? Il mio generale dovrebbe già esserci e spingere sempre in avanti. Pam! Dov'è Parigi? Andate a Parigi. Frega cazzo loro di Parigi. Ok, siamo... Oh mio Dio, è diventato un fronte unico. È diventato un fronte unico con noi che stiamo difendendo qua. Quindi a questo punto mi conviene girarlo in attacco. La Spagna ci chiede un trade agreement al momento. Non so se possiamo darglielo. Allora, è un po' una menata. Vabbè, comunque, cerco di improvare un po' le relazioni con qualcuno per evitare tutte ste cazzo di rivalità. Socotto probabilmente ce lo giochiamo, però qua stiamo un po' avanzando in attacco, quindi non ho ben idea al 100% di che cazzo stia succedendo. Questo è salito al 28, quando arriva al 30 lo richiamo dall'altra parte, però finora ci serve lì. E ragazzi, ci sono buone possibilità di riuscita, eh? Buone possibilità di riuscita. Porca vacca, sta succedendo la roba che odio. Il punteggio è bloccato a zero per i francesi perché non abbiamo la loro capitale di merda, perché l'IA ha deciso che preferiva andare a Pifiù, cioè vedete, no? È andata di là, è andata di qua, ma non è andata di là verso la cazzo di Parigi. Però qua stiamo vincendo, quindi tecnicamente quella parte qua... Allora, chiudiamo, questa la stiamo vincendo grazie anche alle truppe che abbiamo noi, immagino, lì sotto. Perché comunque gliele abbiamo date, vedi, Borrowed, c'hanno le nostre, le regular troupe in Flanders, stiamo vincendo un paio di battaglie, insomma. Adesso io tecnicamente qua i francesi stanno comunque ancora battagliaggiando, i francesi spagnoli, quindi non ho un cazzo da dire, sto cercando di fare un'invasione da dietro apposta dove serve, dimmi che però non ho sbagliato. No, un cazzo, non la sta facendo. Why? Perché non la stai facendo? Perché hai perso una battaglia navale. Pezzo di merda, vero? Ma come cazzo hai fatto a perdere l'ultima battaglia navale? Quella gran signora di tua madre. Se non puoi fare un cazzo, attacca qua per adesso. Madonna mia. Non bueno. Comunque abbiamo rimandato il nostro Gianfranco qui un attimo a casa, Casimiro. E probabilmente adesso lo rimandiamo all'offensiva qui, che dovrebbe arrivare in 32 giorni? Perché? Ma se ha l'Edge Quarter qua? Prima, siccome era, l'abbiamo mandato là in alto, l'Edge Quarter era là in alto. Vabbè, non so, queste devono essere altre modifiche che hanno fatto loro. Oh, siamo riusciti a entrare leggermente qui sotto in Armagnac, però non in cosa. Perfetto, questo potrebbe cambiare le sorti della guerra adesso, a un certo punto. Io vado avanti con a cercare di bloccare le situazioni. Allora, se dovessimo guardare le statistiche pure, noi abbiamo 543.000 morti, loro 523.000. Ne hanno di meno loro, ma non dir cazzate, sono la Spagna e Inghilterra, noi avremo 100.000 in totale, esatto, cioè feriti 1.000.000, loro 1.010.000, alla fine, e hanno perso molti più soldi di noi però. Non so questa situazione qui come cazzo andrà a finire tutta sta faccenda, perché oltre ad essere molto combattuta, l'IA sta andando molto alla cazzo di cane, tipo vai verso Parigi, e invece non lo farò, porca puttana comunque, non il massimo per niente. Vediamo se riusciamo a chiudere almeno un paio di queste qua. La lag sempre è lei che vince alla fin fine. Non vince il divertimento, non vincono i francesi, non vinciamo noi, vince la lag. Guarda che roba. Guarda i giorni. Vorrei anche farvi vedere qualcosa, ma è così tutto il tempo, diventa uno stress. Ci dovremmo riuscire a riprendere Flanders per adesso.
Però scommetto che poi a me non ti andrà sotto lo zero a ticcare, perché a un certo punto mi fa, tu stai perdendo la guerra invece. Loro non la stanno perdendo perché hanno ancora Parigi, ma tu invece la stai perdendo perché hai solo conquistato 2 decimi della Francia. Dovresti aver già preso ormai tutto. Però forse è un po' più lampo la situa. E in verità non è stata così. Saranno che non mi hanno chiamato dentro in quella roba qua. Comunist Party ha vinto e la Liberal Union subito dietro. Io adesso devo mettermi qui a cambiare il governo. Guarda te che bello. Potrei buttare fuori i liberali. Per adesso tanto non voglio fare... Sì, infatti tanto non voglio far passare niente di sto tipo qua. Teniamo su il Communist Party, GG. Per ora abbiamo altre sito da fare. Allora, qui sembra che siamo riusciti... Proviamo a passare in attacco davvero. Proviamo a sfruttare la nostra potenza. Lì siamo andati un attimino avanti. Vi prego, attaccate Parigi. Che cazzo state facendo? Holy sweet fucking... Hanno rideployato. Dove hanno rideployato non lo so. Qua siamo noi in attacco e le prendiamo in qualche maniera. Non chiedetemi ancora come. Il gioco qua rimane un mistero. E adesso qui le prendiamo sicuramente, perché gli inglesi sono andati da qualche altra parte. Chissà dove. Stanno preparando la guerra per quella cagata qua, e quindi spostano le truppe lì. Stupendo, stupendo. È un massacro pure in Africa, qua ci sono 103 divisioni spagnole che tentano di pushare lì, noi stiamo vincendo qua con Casimiro, Sokoto riesce a difendersi là a nord, gli inglesi per qualche cazzo di motivo hanno messo 190 divisioni qua e stanno vincendo, però il problema, il punto per vincere la guerra è questo, e qua ci sono 3 stronzi adesso, non so perché mi ha switchato i generali in una maniera che non mi piace, puttaneo, questo dovrebbe essere qua, non dovrebbe essere di là. Preferisco averne solo 78 di quei 78. Qua, noi riusciamo a difenderci, cioè non ci sono tanti cazzi. Però il problema è che punti non ne facciamo. Cioè, noi non facciamo punti, ne perdiamo. Per il semplice fatto che le cose vanno così. Fine. Io non so quanto possiamo ancora tirarla per le lunghe questa faccenda qua. Tecnicamente, io spero che una volta che arriviamo a zero anche noi e finisce. Cioè, nel senso, sta a zero. Non so neanche se la Francia è disposta a mollare qualcosa, no. Per 20.000 anni lei non è... No, i White Peace non la faccio, cioè manco per il cazzo. Li abbiamo massacrati non so quanti di sti cazzo di francesi, guardate... No, perché? Perché attacchiamo? Stiamo attaccando, mi sa, passivamente qua. No, c'è la battaglia, non stiamo attaccando... finita sta battaglia qua che vinceremo, qualcuno lì va in attacco e deve essere veloce. Qua ripusciamo indietro gli italiani che si sono spinti un po' troppo nei nostri territori, finalmente. Oh, il cancro, ragazzi. È cardiopalma quella guerra qua, molto lunga, non so neanche quanti anni è che sta andando avanti, probabilmente 3-4 anni di guerra, questa è la prima vera guerra mondiale, altro che... non so se faccio in tempo a girarlo, ci provo. No, mi sa che non è entrata quella roba lì, oh, non dovevo girarlo. Vabbè, qua vediamo gli inglesi che ripartono in faccia agli italiani. Ok, vediamo se riusciamo a riprenderci il cazzo di Belgio. Madonna mia, che cancro. Qui come sta andando? Casimiro, te li stai mangiando sti francesini, eh? Là sopra Sokoto sta facendo... Noi rincorriamo Sokoto. Cerchiamo di liberare le varie parti che loro hanno catturato da dietro, sperando che qui una volta... Poi è bello, qua ci sono gli spagnoli, ma ci sono gli inglesi e gli italiani che si picchiano. Spagnoli, francesi, inglesi e italiani. È un'orgia di non so di quante genti che fanno cose. E non so neanche com'è possibile che la loro stupida marina non riesca a vincere contro la Francia. Dovrebbero aver... Niente, qua l'ho fatta io la cazzata. Però almeno qua riusciamo... No, non riusciamo! Gli inglesi, cazzo, non so perché perdono le battaglie contro i dannati italiani. Oh, l'Italia però ha capitolato, non ce la fa più. E questo cambia le cose, allora. Vediamo un attimo. Io invece sto scendendo... Perché io starei scendendo? Perché non sono a zero? Zero per cento... Non lo sappiamo. Io non so perché questo qua va a meno 3.7. Non so perché io sto scendendo. Io sono quello che attacca, è vero, però un po' di war goal li ho fatti. La Francia non si torrebbe niente. Vediamo con l'Italia che va giù, cazzo. Non possiamo perderla così. Non possiamo farci fottere in quella maniera qua. Basta. Full attacco sui belgi. E forse riusciamo a sfondarli lì di fianco, dai. È una possibilità. O adesso, tutto ora o mai più, cazzo. Oddio, io spero che questa sia la battaglia per Parigi.
qua sopra tecnicamente la stiamo vincendo. Questa l'abbiamo vinta di... l'abbiamo vinta di recovery, questa qua. Questa qui forse riusciamo a vincere di recovery, perché loro recuperano comunque meno di noi e stanno facendo una fatica della madonna. Se prendiamo Parigi, quella roba inizia a ticcare veramente tanto. Ti prego, Simon van der Vick qualcosa. Dagli addosso, seccameli, seccameli questi francesi. Abbiamo tanti feriti quanti loro, ma loro hanno 3K di morti sul gruppone in più. Il problema è che vedo che il loro morale è un pochino più alto del nostro, ma ormai non dovrebbero avere più truppe. So perché le nostre, vedete, sembrano 54%, le loro al cino. Ok, vabbè, adesso è sceso. Da sopra dovremmo anche stare a vincere, ma io voglio vedere Parigi che brucia. Torre Eiffel è rossa, Cristo. Che problemi hanno? No. Vabbè, forse è rossa. Ma è rossa la Torre Eiffel. Non so perché, ma mi sembra naturale vederla così adesso. Forse è il colore di quell'acciaio. Vabbè, sti cazzi, la tiriamo giù appena arriviamo lì. Cioè, se ci fosse l'opzione nei War Goal, tipo tira giù la Torre Eiffel, glielo farei, giusto per dargli fastidio. Ti prego, quanto vi ci vuole seccare l'ultima divisione? Abbiamo fatto in tempo a vincere quella guerra là e farne partire un'altra, e stiamo pushando dentro il Belgio. Madonna mia, non è che ci vuole tanto, è che non passa il tempo là sopra. Ne sto accorgendo adesso, i nostri convogli stanno venendo tritati, lo so, però vai tranquillo. Oddio mio, abbiamo Parigi! Devi andare giù adesso però, eh. Devi ticcare, cazzo. Non ce l'abbiamo tutta, ma un pezzo ce l'abbiamo, tu devi ticcare. No, secondo lui non ce l'abbiamo ancora. Secondo lui non ce l'abbiamo ancora. Niente. E decide di andare a combatterla in fondo e perdere. Va bene, ma no parole. Cardiopalma, boys. Allora, la battaglia qua sotto, non so se la stiamo perdendo. Sì, la stiamo perdendo palesemente, perché non ce la facciamo più. L'Inghilterra è stata capitolata, è fuori dai giochi. Qua noi ci stiamo avvicinando, cioè piano piano siamo 51, meno 51, loro meno 41. Loro sembrano ticcare più veloce di noi. Però purtroppo, ferma, tutte le volte, forse anche il fatto che sto registrando. Quando non registro, quando faccio play al coso, si consuma di meno. Loro perdono un 4.3, noi un 2.8, quindi alle lunghe ci recuperano. Il problema è capire... No, qua li stiamo tritando, cazzo, guardate che roba! Devo metterli in difesa però, non possono attaccare più adesso. E qui sopra anche stiamo difendendo forse. C'è una battaglia in corso e non l'ho vista. Dobbiamo stare in difesa adesso e giocarcela così. Cioè, se riusciamo a vincere questa, e probabilmente la portiamo a casa, dobbiamo metterci in difesa e sperare. Intanto là sotto in Africa, allora, noi la Spagna siamo ancora nei giochi, però il problema è che adesso qua è... Il problema è che adesso... Casimiro, che cazzo stai facendo? Casimiro, spero sia con Socotto e le stia dando. No, Casimiro, questo qua... Sì, Casimiro sta prendendo in attacco lì sotto. È un cavolo di... È una guerra epica spaventosa, proporzioni bibliche, ragazzi, proporzioni bibliche! Dai cazzo. Buttagli fuori. Ovviamente mentre registro diventa sempre più cancro la situazione. Cazzo. Questo è no bueno, davvero no bueno. Io non voglio andare in White Peace. E qui non gli scende. Io lo odio quel gioco qua. Noi vinciamo lo stesso. Ha una fatica per fare quello che abbiamo fatto. Colpa pure degli italiani de merda che sono andati a dare una mano. Veramente la vergogna del popolo, del mondo. Una vergogna. Vediamo se riusciamo a chiudere almeno qualcuna. Casimiro possiamo mettere in difesa? No. Gran Bretagna ha iniziato a fare la colonia. Ho capito, Gran Bretagna ha fatto la colonia. Vediamo qua. Ok, abbiamo preso. Basta, difendi. Che palle. Difendi. E ora qua si va avanti a difendere a oltranza e si spera. Chi vive sperando, muore sperando. Niente, Casimiro non sono riuscito a beccarlo in tempo e ripassato di nuovo in attacco. Oggi la puntata è solo la guerra, la chiudiamo con la guerra e fine. Però dobbiamo arrivare da qualche parte, Cristo, non posso fare un'altra puntata. No, ti prego. La madonna, no. Questa qua non... No, non tornerà a casa Lessi. Ci darebbero la Wallonia. La War Reparation non se ne parla neanche per il cazzo.
E noi abbiamo accumulato un sacco di infamia per poi alla fin fine non prendere niente. Siamo su Parigi, la battaglia là la stiamo perdendo. Cosa cazzo devo fare? Ormai i nostri alleati sono fuori, potremmo prenderci almeno il Belgio e chiuderla lì. È stato un massacro quella guerra qua. È stato un massacro. Siamo noi contro la Francia da soli. Guardate i morti che hanno avuto loro. Sono molti più di noi. È una scelta del cazzo, ragazzi. È una scelta veramente del cazzo questa. Provo ancora a tirarla avanti un pochino, ma se io prendo il Belgio e mi chiamo fuori, anche perché li abbiamo seccati veramente tanti lì. Tra questa poi sarà una zona veramente di merda da gestire. Momenti dolorosi, momenti lunghi, me la sto giocando tutta, meno 94, meno 97, io signori non so cosa dirvi. Quella battaglia la probabilmente la perdiamo, ma questi sono dei cazzo di eroi, io non so cosa... Cioè stanno reggendo in niente, ci danno la possibilità di far ticcare il punteggio a meno 100. Guardateli, meno 100. Madonna mia, io ne arresto male. Io ne arresto male, gliel'abbiamo ficcato nel culo. Madonna quanto gliel'abbiamo ficcato nel culo ai francesi. Oh mio Dio, è devastata la zona, 35% di devastazione, 38% possibili ribellioni in arrivo, l'abbiamo piantato nel culo i francesi, tirata per i capelli. Oh mio Dio, Madonna mia. No, è tardi, è mezzanotte, io non posso urlare, ma sappiate che sto godendo come un maiale, come un maiale. Puttana Eva, puttana Eva. Signori, vi do la buona notte, la buona giornata, quello che c'è, sarà una puntata questa qua un po' più lunga, ma ne è valsa la pena, le abbiamo portate a casa, ci siamo anche inculati, 121k di war reparation. Probabilmente andremo sotto, vabbè, abbiamo le tariffe a merda. Oh mio Dio, adesso dovrò spendere i soldi per sistemare tutto sto cazzo di casino. Ce l'abbiamo fatta. Il Belgio di nuovo sotto il cazzo del nostro controllo. E in più ci siamo torrellati via anche un pezzo di Francia. Veramente, una fetta gli abbiamo preso di roba che non è indifferente. Il carbone qui... ciaone con la mano, il ferro qui, ciaone con la mano e tutto il resto, e ora siamo intrusi per un boato di tempo. Dio grazie. Ora bisogna reiniziare a farsi amici tutti quanti, perché stiamo sul cazzo a tutti. Signori, un saluto, godete.